È stata soprattutto una giornata di grande festa sui Nebrodi e sulla costa tirrenica messinese per il passaggio della quarta tappa del Giro d'Italia del centenario. Tantissimi gli appassionati che hanno affollato le strade da Cefalù all'Etna, passando per Castel di Tusa, Santo Stefano di Camastra, Caronia, Acque Dolci e San Fratello, per salutare la carovana rosa che non si affacciava sul versante nebroideo della provincia da ben 35 anni. Oggi ho fatto di tutto per essere qua presente, perché oggi è una bella giornata con la famiglia, con mia moglie. Ci siamo portati un po' di provviste e ne approfitto per aspettare il giro, mangiamo qualcosa di buono. Abbiamo fatto anche dei sacrifici stamattina, perché chissà la prossima volta quando sarà, quindi oggi è una bellissima giornata. Ovviamente queste sono delle campane che si mettono alle vacche, sono tutte fatte in legno e cuoio, in modo tutto artigianale. Noi cerchiamo di accogliere così i nostri beniamini. È un piacere per il giro, evento storico. A trionfare sul traguardo di Rifugio Sapienza, Nicolosi, lo sloveno Polans, uno dei tre fuggitivi che si erano presentati per primi al Gran Premio della Montagna di Portella Femmina Morta. Nel gruppone il più applaudito di tutti ovviamente è stato Vincenzo Nibali, lo squalo di Messina, tra i favoriti per la vittoria finale. Per Nibali! Forza Nibali! Io tipo Vincenzo Nibali, perché desidero che arrivi a Messina con la maglia rosa, e non solo a Messina ma anche all'arrivo finale a Milano. Forza Vincenzo! Vincenzo! Oggi mi sa che devi parlare.